Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite un membro della band Black Phantom e la prima domanda che viene spontanea se devi descrivere oggi chi, è, chi sono i Black Phantom, come li descriveresti? Allora, prima di tutto, ciao a tutti, io sono Andrea Tito, appunto il bassista del Black Phantom. Cosa posso dire? Ma prima di tutto, a parte i nomi e i cognomi dei miei colleghi all'interno del gruppo, che di sciorino subito sono Manuel Malini alla voce, Roberto Manfrenato e Tonica Cacciapari alle chitarre, e Ivan Casenzola a batteria. Chi siamo noi? Beh, siamo un gruppo heavy metal tradizionale di Milano. Uh, amanti delle sonorità del metallo degli anni 80, 90, insomma, che cerchiamo di portare ai tempi nostri, suonando la musica che ci viene dal cuore, quindi il heavy metal classico, quindi quello di gruppi storici come Iron Maiden, Judas Priest, che sono i gruppi con cui siamo nati e cresciuti e la cui musica, il cui stile ci viene praticamente dal cuore, dalla testa, dalle mani, spontaneamente. A questo punto, parliamo intanto dell'ultimo disco. Horror Paradise, eh, quando nasce questo disco, come si sviluppa per poi ottenere questo risultato? Allora, Horror Paradise è il nostro terzo disco, perché i Black Phantom come band esistono dal 2017, abbiamo come uscita discografica, noi siamo nel 2014. Nel 2017 è uscito il primo disco, nel 2020 il secondo, e questo è il terzo. Eh, L'idea di Horror Paradise nasce dal fatto che durante questi ultimi quattro anni. Uh, dopo uscire il secondo disco c'è stata la pandemia, siamo rimasti fermi per un po'. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato, non potendo fare concerti in giro, di trovare altre soluzioni per farci conoscere. E cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a inserire le nostre canzoni in diverse colonne sonore di film horror stranieri, americani, inglesi. Non stiamo parlando di colos hollywoodiani, ovviamente, ma parliamo di produzioni indipendenti, cinematografiche, ma comunque eh, fatte molto bene. Per appassionati. Ecco, questo è stato il filo rouge di tutte le canzoni che abbiamo scritto in questo periodo, perché erano dedicate specificamente all'inserimento all'interno di alcuni film. E alla fine, questi, queste canzoni le abbiamo riunite un po' tutte e è dato appunto questo, questo nuovo disco Horror Paradise, che è uscito il 29 marzo, quindi pochi giorni fa. E appunto. Eh, tre dischi, quattro film. Eh, meglio quattro film significa che eh, ci sono più film che, che dischi. Beh, in realtà, nel senso, i film sono anche più di quattro, effettivamente, perché comunque eh, da questo disco sono andati su quattro film. Adesso, poi le canzoni sono state opzionate per altrettanti film che usciranno nei prossimi mesi. Incrociamo i dita che usciranno perché, sai, è molto volubile il mondo cinematografico, magari ci può stare che qualcosa salti. Ma anche in passato, altre canzoni dei vecchi dischi sono andate a finire su, su, su altri, altri film. E quindi è una collaborazione col mondo del cinema che è molto proficua e insomma ci fa unire l'utile al direttore. E parlando appunto di questi dischi, queste, questi brani. Eh, sì. Singolarmente, da cosa sono state tratte le ispirazioni, eh, come sono stati sviluppati per poi ottenere il risultato finale? Come esempio, citiamo Nightmare, eh, sì. poi ci sono tanti altri brani in, questa, in questo disco. Sì, allora diciamo che dipende dalle situazioni. Ci sono, in alcuni casi, abbiamo ricevuto proprio la sceneggiatura dei film da parte dei, dei registi e dei produttori, e su quella sceneggiatura abbiamo basato proprio la scrittura del testo e della canzone stessa. Ti posso citare la canzone che apre il disco che si chiama Sammy the Elf, che è appunto ispirata al personaggio del film He Knows, che è un serial killer natalizio. E quindi abbiamo proprio scritto il testo basandoci su quell'idea. In altri casi, invece, abbiamo scritto dei pezzi un po' più generici, non ispirati direttamente a un film, tipo A Nightmare che hai citato, che comunque è stato opzionato da una casa cinematografica di Los Angeles per una prossima produzione, e il testo non ha a che fare direttamente con eh, il film in cui verrà inserito. Però è molto d'atmosfera ugualmente. E quindi dipende appunto dalle situazioni. Alcuni sono direttamente ispirati. Ai personaggi, alle storie del film, altri invece non lo sono, e altri magari sono ispirati magari soltanto al titolo del film, che è l'unico indizio che ci è stato dato dalla casa cinematografica. Insomma, l'ispirazione non è mancata. Eh, e quindi siamo riusciti a fare comunque un bel mix di situazioni e di testi. E appunto, il primo brano che voi hai citato dell'album è anche sì. presente come un videoclip molto accattivante. Eh. Ti ringrazio come... della cattiva <ride> Sì, qua, come nasce l'idea di quel videoclip? Basandosi chiaramente un po' sul, sul fatto del, dello stesso film, probabilmente. Sì, sicuramente. Infatti, ehm, allora, come ti ho detto, Sammy di Elf ehm, è stato inserito nel film He, He Knows, che è appunto il film di questo è natalizio che va in giro a uccidere e è travestito da Elfo. Che cosa abbiamo fatto per il videoclip? Abbiamo mixato un po' le immagini tratte dal film con immagini di noi che suoniamo e il nostro cantante non poteva essere vestito se non da elfo, effettivamente. E con tutta la batteria dietro, addobbata a Natale, con l'albero natalizio, con i festoni. Insomma, è stato anche divertente perché siamo riusciti a come dire, incastonare le nostre immagini. Eh, che appunto suoniamo ed eseguiamo questa canzone con dei pezzi proprio tratti dal film, dal film stesso. Il risultato devo dire che è carino e simpatico. Nella realizzazione dei brani, dei testi, a volte eh, nasce prima un riff, un beat, oppure mh, nasco, cioè in questo caso prendete riferimento alle parole, oppure possiamo dire che accidentalmente la simbiosi della, della canzone con. Le parole possono nascere insieme? Allora, mh, difficilmente succede questo. Abbiamo un metodo abbastanza, come dire, eh, sperimentato e che funziona per la scrittura delle canzoni. La scrittura delle canzoni me ne occupo principalmente io, sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista del testo. E iter che seguiamo è questo. Mh, io scrivo la canzone dal punto di vista della musica, già faccio diciamo, uno, uno schema, un'architettura un di arrangiamento, di struttura del pezzo. Lo suono, faccio una piccola demo e la sottopongo al nostro cantante Manuel. Manuel, su questo, crea una linea di voce e me la rimanda. E io, su quella linea di voce, poi scrivo il testo con le parole che ritengo più opportune oppure eh, che sono richieste appunto per quel tipo di canzone. Quindi, difficilmente una canzone nasce musicalmente già con il concetto di cosa. Di cosa tratterà da un punto di vista lirico, e è una cosa che viene in un momento successivo. È vero anche che, per dire, avendo a disposizione parecchie canzoni, perché abbiamo la fortuna di scrivere parecchio, quindi avere un sacco di brani anche nel cassetto, che quando abbiamo dovuto dare una canzone specifica a un determinato film. Sapevamo quale delle canzoni che avevamo scritto andare a pescare per dire la canzone che citavo prima. A Nightmare è una canzone molto d'atmosfera, ehm, molto lenta e anche ritmata all'inizio e che poi esplode nella parte centrale. Quella struttura era esattamente adatta per quello che cercava la casa cinematografica. E quindi, tra le varie canzoni che avevamo, potevamo dargli un pezzo magari molto più veloce e, e dritto, ma in quel caso ci voleva una cosa un po' più d'atmosfera. E quindi l'abbiamo scelta appositamente. E invece per quanto riguarda i testi siete un po' più sintetici, un po' più ermetici, nonostante in alcuni tratti, in alcuni argomenti avete l'obbligo di rappresentare quell'immagine, però oppure siete un po' più descrittivi nel, Ma, ti dico. Cerchiamo un po' di, come dire, uh, di tirare fuori un risultato che sia significativo per uh, l'ascoltatore, per leggerselo e cercare di, di, di farlo suo, di comprenderlo e dargli la sua interpretazione. Uh, abbiamo molteplici fonti di ispirazione al netto dei casi in cui ci è stata passata una sceneggiatura, perché ci piace molto scrivere su argomenti uh, che magari ci vengono come fonte di ispirazione da film. Da, da libri, da, da, da fumetti, da storie. Eh, per fare esempi molteplici, abbiamo dei libri con, abbiamo dei, dei, dei testi ispirati dalla Bibbia, per esempio, o, o racconti biblici, oppure dalla letteratura classica. Eh, due pezzi di questo album che non sono per film dell'orrore, ma per film di guerra, sono due racconti ispirati alla seconda guerra mondiale, di cui io sono un grande appassionato e avido lettore. E quindi le fonti di ispirazione sono molteplici, e quindi ci piace anche dare una certa varietà. In questo caso, per il terzo album, c'è questo fil rouge, come si suol dire, che unisce tutti quanti, che è appunto il discorso del film, film a quale abbiamo partecipato. Parteciperemo. Beh, una copertina, del, citando appunto questo album una copertina dove il black phantom è sopra, è sopra a tutti gli altri personaggi che poi sono dei film sì 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 effettivamente è andata così e questo è quello che abbiamo chiesto al disegnatore che si è occupato del, della copertina gli abbiamo fornito le immagini dei protagonisti di alcuni dei film a quali abbiamo dato le canzoni e gli abbiamo detto guarda metti in un ambiente un po' sinistro un po' che faccia paura, come è un classico delle copertine e delle, delle, del look heavy metal, e inserisce anche i personaggi dei, dei film. E devo dire che siamo molto soddisfatti del lavoro che ha fatto José Canales, che è un disegnatore cileno, che ho contattato su, su internet e che veramente, tra l'altro a tempo di record, ha realizzato questa immagine che ci sta dando molta soddisfazione perché piace un po', piace un po a tutti. È una copertina molto accattivante, perché, in fondo, il, il vostro personaggio è sopra tutti gli altri, in fondo. Sì, esattamente, è quello che guida le fila dietro di tutti i vari serial killer e mostri e personaggi cattivi. E a questo punto io ritornerò un pochettino indietro. Qual è stata sì. la vostra sensazione? Eh, la prima volta che vi hanno chiesto un brano per un film? Questa è stata la vostra reazione e la vostra sensazione in quel momento, quando avete visto effettivamente dire ecco questo è il nostro film, e soprattutto poi l'avete visto e Guarda, allora Sì, 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 allora ti dico allora, eh, dietro queste partecipazioni c'è un grande lavoro, non soltanto eh, come dire realizzativo, ma anche di scouting, di contatti e per creare appunto il network. Questo è stato possibile quando c'è stata la pandemia, perché effettivamente avendo parecchio tempo a disposizione, il sottoscritto si è messo un po' a creare questo network con le case cinematografiche indipendenti. Eh, per dirti, alla fine saranno una dozzina di, di film ai quali parteciperemo, eh, però i contatti sono oltre 100, quasi 150, le, 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 le realtà con cui... Ho interagito e quindi tante chiacchiere, tanti contatti, e quando vedi che però si riesce a concretizzare, come tu ben puoi immaginare, è una grande soddisfazione. E la soddisfazione, l'effetto molto bello che tu stesso hai citato, è quando si vede il prodotto finito realizzato. Perché, eh, come ti dicevo, all'inizio magari in alcuni casi c'è stata data la sceneggiatura del film, quindi tu leggi come devono essere le scene e te le immagini in testa. Poi dopo, quando effettivamente queste stesse scene che hai letto e che hai appunto capito come dovevano essere realizzate, le video realizzate sul serio, insomma, ti lascia spesso a bocca aperta. Se poi in quei casi c'è anche la musica che hai scritto tu di sottofondo, quello è proprio il top. invece parlando di live... Quali sono le vostre sì. sensazioni che provate quando voi salite sul palco? A volte c'è la sensazione del fatto che il palco, voi avete sotto un pubblico che è, che è al buio, è silenzioso, ma poi in, in realtà è un'energia che piano piano sale, che cresce, perché quando voi iniziate a suonare, voi trasmettete l'energia e l'energia viene ritrasmessa al pubblico e che voi rimettete ancora più forte con la vostra musica. Quale sensazione che ancora, se provate ancora quelle sensazioni di brezza o di fantasia, di, di emozione, che c'è qualcosa dietro? Allora, ti confermo che la proviamo ancora, ed è proprio questa la benzina che alimenta il nostro motore, e che ci fa andare avanti. Cioè, come tu sai, come tu puoi anche vedere, non siamo più dei giovincelli, insomma, qualche anno di, di esperienza ce l'abbiamo, però il bello di suonare dal vivo questa musica è uguale come, come il primo giorno per tutti noi della de band. E quindi, questo scambio di energia che c'è fra te e il pubblico è effettivamente il motivo per il quale facciamo questa cosa. Proprio la soddisfazione personale di riuscire a trasmettere un, un qualche cosa alle persone che gradiscono e, e vengono a, a sentirti e a starti davanti. E quindi, è effettivamente, è un'energia bidirezionale che, si, che ci si trasmette tra noi e il pubblico. Ed è quella la sensazione più, più bella e che appunto ti dice: vuoi well, il motivo per il quale ci fa andare avanti dopo oltre mh, più di 30 anni di carriera, effettivamente. E invece la, le sensazioni che vedete nel rappresentare a genere quando scendete nel pubblico, comunque le incontrate. Mm. Ehm... Vedete quelle facce rilassate, comunque emozionate, rilassate, felici, eh, tristi, allegre. Comunque vada che trasmettono co anche con gli occhi. Quella, quella Jedi che sono rimasti sconvolti, stravolti, emozionati dal vostro suonare, e voi in quel momento, mh, qual è la vostra sensazione? E poi vi chiedono a volte l'autografo, vi chiedono i selfie. Sì, sì. Sì, 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 ma questo succede, cioè, poi è anche vero che eh, insomma, abbiamo anche uno zoccolo duo di pubblico che conosciamo anche bene, che effettivamente ci segue, ci segue molto spesso. E no, la sensazione ovviamente è bella, perché comunque eh, tu ti rendi conto di aver dato sebbene per un periodo circoscritto eh, delle emozioni alle persone e il fatto di vedere che si divertono e che quindi magari mettono da parte tutte le preoccupazioni della loro vita quotidiana e per quell'ora, quell'ora e mezza non pensano ad altro se non a divertirsi e a farsi trascinare dalla musica è sempre qualcosa di, di molto emozionante. Poi, mh, ovviamente non, non siamo delle rock star, cioè, prima e dopo il concerto siamo comunque lì e chiacchieriamo con le persone che vengono, che vengono a vederci. Quindi c'è un rapporto che al netto del concerto in sé è un rapporto molto umano e, e quindi questo consente anche di creare in alcuni casi anche delle belle amicizie. E anche questa è una cosa che, che ci fa andare avanti perché è una cosa molto soddisfacente. C'è qualcosa di particolare soprattutto le persone che in realtà non vi seguono frequentemente o comunque non vi seguono, però in quel momento eh, vi siete così tanto piaciuti che vi hanno detto qualcosa di particolare o un'affermazione, una battuta che effettivamente ti, ti, ti ha sorpreso in positivo o in negativo. Allora, in negativo niente di particolare, non, non, perché probabilmente magari non l'hanno detto di fronte. <ride> Però di cose positive abbiamo ricevuto dei, dei feedback, insomma, alcuni molto, molto belli. Allora, se posso citarne un paio, una di gruppo e alcune singole. Allora, da un punto di vista di gruppo, c'è stato detto più volte che abbiamo un suono molto compatto. E con compatto vuol dire che. Insomma, non è un gruppo fatto di, di solisti, perché tutti quanti tecnicamente diciamo che ce la caviamo abbastanza bene, ma il sound che esce fuori fa vedere che la nostra è una band molto coesa e con un suono non dispersivo, ma che ti colpisce in un colpo solo. Non so se riesco a spiegarmi bene. Eh, da un punto di vista invece singolo, beh, possiamo dire che mh, ora, visto che abbiamo anche parecchi anni di esperienza diciamo che tecnicamente ce la cambiamo abbastanza bene ma per dire abbiamo all'interno del gruppo delle punte di diamante come vi suol dire ne cito una su tutti il nostro cantante manuel che come avrai potuto sentire anche tu ha una voce che è fuori dal comune e questo è un complimento che ci viene, che ci viene fatto spesso eh, e che noi apprezziamo apprezziamo molto perché viene riconosciuto quindi anche il talento di, di, di alcuni di noi tra I tanti live che avete fatto, Qual è che vi è rimasto un po' più nel cuore, per il semplice motivo, che vi ha dato eh, quel giorno era tutto perfetto, era il um, pubblico adeguato. Uh, voi eh, stavate a, al massimo e l'emozione le, e l'energia che avevate quel giorno, anche se poi l'avete ritrasmessa in tutti gli altri concessi, però quel giorno era. Possiamo dire il massimo o l'eccellente? Allora, allora, ti dico, noi abbiamo avuto la fortuna, soprattutto per il primo disco, perché poi per il secondo di concerti, causa pandemia, non ne abbiamo fatti, eh, di fare parecchi, parecchi live, cosa che abbiamo appena ricominciato e con, contiamo di continuare a farne, e ce ne sono diverse di, di, di concerti che ci hanno dato delle grandi sensazioni. Uno che mi piace ricordare in particolare. È il Padova Metal Fest eh, al cui abbiamo suonato. Mi sembra nel 2018, se non, se non dico una sciocchezza. E, mh, è stato bellissimo perché è in una location vicino a Padova, appunto, in un parco eh, stupendo, un, un palco di palco, palco bellissimo, grande con un'amplificazione fantastica e poi il pubblico molto caloroso e un festival, quindi c'erano diverse band e noi abbiamo suonato direttamente prima al, ai Necrodet, che è una band anche questa storica nel campo dell'heavy metal, poi c'erano anche gli Extrema eh, il giorno dopo e quindi insomma... Ehm, c'è una grandissima affluenza di pubblico, molto caloroso, l'organizzazione è stata perfetta, ci cioè ha trattato con i guanti di velluto e direi che quello è uno dei migliori ricordi che ho da un punto di vista di concerti. Ma ce ne sono parecchi altri che potrei citare uh, ancora svariati, tipo per esempio il, il Wings of Bear, il concerto che abbiamo fatto a Santiago, in Piemonte, e, um, dove abbiamo suonato di supporto ai Rhapsody of Fire di Giacomo Voli, cantante e Con il quale abbiamo anche stato amicizia. E, insomma, è stato bello anche da un punto di vista di unione fra le varie band, oltre a un'organizzazione perfetta e un impianto fantastico. Ma, ma ce ne sono veramente tanti, ma ti cito questi due per dirtene giusto un paio. Se vi arrivasse la chiamata di, una, eh, di suonare su un palco insieme a una band nello spazio e nel tempo. Oggi abbiamo il telecomando che possiamo navigare nel tempo. Eh, il come il Dr. O e sì. salire su un palco con una band, o con, mh, con quale band ti piacerebbe salire con, e suonare? E perché quella band, secondo te? Vabbè, questa è una, è una risposta scontatissima <ride> per chi ci conosce, e sono ovviamente gli Iron Maiden. Non c'è bisogno di andare troppo nello spazio nel tempo, perché ancora adesso, alla loro età, sono belli azzilli, arrivarci alla loro età così in forma, sia da un punto di vista fisico che musicale, è ovvio che sono i nostri numi tutelari perché noi siamo nati e cresciuti ascoltando i loro dischi e siamo tutti bene o male dei grandi fan della band di, di Steve Harris e, e quindi se capitasse l'opportunità, insomma, non ce lo faremo dire due volte, andremo a suonare di supporto ovviamente con grandissimo piacere. Ci sono artisti che, appunto, vi sto citando gli Aeromedian, però ci sono artisti in cui eh, nel tempo un pochettino non è che hai copiato, però a forza di ascoltarli un pochettino quello stile, quella tecnica, eh, le hai fatte tue e le hai adattate alle tue caratteristiche? Le avete adattate alle vostre caratteristiche? Ma penso che questa sia una cosa anche abbastanza normale, perché fondamentalmente, uh, allora, nel nostro caso, noi non decidiamo niente a tavolino cioè non decidiamo questa canzone deve suonare così, questa canzone di suonare così. Quello che esce dalle nostre mani, qui, dalla nostra testa e dal nostro cuore, come amo spesso dire, è praticamente il frutto della nostra personalità e la nostra personalità e il nostro gusto si è formato nel corso degli anni ascoltando di, diversi gruppi. Ed è anche naturale che quello che viene fuori sia un mix delle tue influenze e di quello che ti piace, questo perché, perché è proprio una cosa naturale, una cosa spontanea, non costruita a tavolino. Quindi quando talvolta ci dicono somigliate molto agli eromeni, io dico eh, beh, è anche normale perché in, in fin dei conti io ascolto quello da, da quando avevo 15 anni, quindi insomma conosco tutte le canzoni a memoria, e anche, sarebbe anche strano che la mela cadesse lontano dall'albero, come si suol dire. E quindi effettivamente sì, ci sono molti molte influenze medieniane, ma, ma anche di altri gruppi ti, ti cito un po' di gruppi eh, che ho sempre ascoltato a, anche abbastanza intensivamente tipo gli Halloween sono dei miei gruppi preferiti i primissimi Halloween gli ultimi li sto seguendo un po' di meno letto sinceramente poi ci sono i, i Judas Priest i Manowar i Megadeth gli Anthrax insomma sono quelli fondamentalmente i, i gruppi storici che sono da, sulla cresta dell'onda negli ultimi, ultimi 30 anni e gioco forza, e l'avrai notato anche tu, un po' di queste influenze nella nostra musica si sentono, ma, ma lo, lo diciamo anche nella massima trasparenza e anche con un po' d'orgoglio, perché insomma questo perché dimostra la nostra genuinità, cioè suoniamo quello che ci piace, suoniamo quello che ci viene. Penso che se dovessimo suonare qualcosa di diverso, magari qualcosa di più moderno, non saremmo neanche in grado, perché la musica che facciamo è quella che abbiamo dentro, in fin dei conti. Invece passare da fan, perché nella vita si è sempre fan appunto, tu citavi tanto gli altri, passare da sotto il palco da fan e vedere il concerto da sopra, passare sì. a sopra il palco a vedere il fan sotto, c'è differenza di emozioni, di sensazioni, di visioni? Beh, ovviamente sì, perché stai facendo due cose diverse. Nel senso, quando sei sul parco, al netto di tutto, al netto del fatto che ti stai divertendo, cioè, e devi comunque essere concentrato al 100% e offrire comunque una performance di alto livello, anche mh, per rispetto nei confronti delle persone che ti stanno ascoltando. E quindi è un approccio totalmente differente. Cioè, la, la testa ha due, come dire. Due atteggiamenti proprio diversi. se sul palco, devi suonare, devi, devi essere molto concentrato e focalizzato. Quando sei nel pubblico, te la puoi godere al 100% e, e, e sbattere tra destra e sinistra, che <ride> devi soltanto ascoltare, effettivamente. A questo punto, dando progetti futuri, oltre che chiaramente live, e, e tanto altro che promuovere il disco, altri. Mm -hmm. Allora, in questo momento, come tu ben sai, e appunto siamo qua, stiamo facendo la parte promozionale, che, che è quella parte che succede abitualmente appena esce il disco. E quindi siamo spesso in ballo con interviste, video, radio, scritte. E, e quindi questa è diciamo, l'occupazione principale per questo mese e anche per il prossimo, direi. Contemporaneamente abbiamo iniziato, grazie al cielo, l'attività dal vivo perché ridendo e scherzando eh, noi era dal 2020 che in pratica non suonavamo più in giro perché il nostro secondo disco è uscito proprio a marzo del 2020 quando c'è stata la pandemia il lockdown, abbiamo dovuto bloccare tutto quindi in questo momento quello che vogliamo fare è suonare in giro il più possibile e quindi anche in progetti futuri come può essere per dire il quarto disco anche se le canzoni da parte ce le abbiamo non ci stiamo pensando adesso perché quello che vogliamo fare adesso per almeno un annetto, mettiamola così, è suonare suonare in giro, divertirci. Portare la nostra musica e far sentire anche la musica che non siamo riusciti a far sentire con lo scorso disco, e quindi ne abbiamo di recuperare. Quindi il nostro focus in questo momento è totalmente dedicato verso il live, e a questo punto niente, ehm, il problema è l'unica la... cosa che ci mancano per ora. Perché a questo punto noi ci diamo appuntamento, eh, finita l'estate, così ci diamo appuntamento, ci raccontate questo tour eh, all'estero? Eh, avete mai suonato a proposito? Allora, all'estero non ancora. E secondo me, se non ci fosse stato il discorso della pandemia, già per il tour del secondo disco saremmo riusciti a suonare all'estero. Perché comunque mh, io penso che andare a suonare fuori dal confine d'Italia. Sì, una cosa progressiva, mi spiego meglio. Eh, non è che appena fai un disco, tu puoi subito andare in giro a suonare, hai fatto un nome, una credibilità, una spendibilità, e questo avviene soltanto nel tempo. Eh, noi col primo disco abbiamo fatto molti concerti, come ti dicevo, anche molti festival, tutti in Italia. L'idea di suonare all'estero era qualcosa che avremmo voluto fare per il secondo disco. Ora abbiamo azzerato tutto e quindi stiamo ovviamente ripartendo dalle basi. Il mese scorso abbiamo ricominciato a suonare nei club, nei locali, eh, pian piano stiamo crescendo, avremo qualche festival già a partire da, da maggio, giugno e insomma sarà una cosa progressiva. Se tanto mi da tanto io spero che tipo all'inizio dell'anno prossimo eh, in maniera molto organica e naturale riusciremo a suonare anche qualche data fuori dai nostri confini. Visto che hai detto, stiamo facendo la promozione e, fare, e ascoltiamo tante interviste, a tante domande. A questo punto, io ti pongo la domanda eh, cosiddetta assurda. Eh, tra, le tante, tra le tante domande assurde, o comunque, vada che in fondo non avevano senso oppure erano così tanto retoriche? Che la risposta si dava già con la stessa domanda, esclusi nei nostri. Ovviamente. ovviamente. C'è qualcun altro che ha fatto una domanda, proprio, come dire, OK, sì, la risposta l'hai data, dando non dando un senso, nemmeno alla stessa risposta. Ma allora, eh, ho ricevuto, allora, ci sono allora, nelle interviste, a me piace essere molto come dire discorsivo e insomma in fin dei conti sono delle chiacchierate, non delle domande istituzionali o un'interrogazione, quindi mi piace molto chiacchierare e anche confrontarsi eh, durante questi confronti, queste chiacchierate ci sono delle domande che bene o male sono domande standard e che ovviamente bisogna, bisogna rispondere, però quando si esce un po' fuori dal seminato con domande un po' particolari è una cosa che mi piace e ho ricevuto anche qualche volta delle domande un po' diverse dal solito e tipo ad esempio mi è stato chiesto se Black Phantom fosse un piatto culinario cosa sarebbero? <ride> quindi avere delle domande un po' strane eh, non mi dispiace e quindi insomma anche le tue domande di stasera mi sono piaciute perché effettivamente sei stato molto sulle sensazioni eh, dell'artista e, e non, non è una cosa che mi viene chiesta spesso effettivamente e quindi devo dire che ho apprezzato molto il tono di queste, di queste domande. E un'altra curiosità: se caso in cui prendessimo eh, Sammy delf e lo sì. dovessi suonare perché ti trovi come esempio la citazione Blues Brother che si trovano nel, nel bar country e loro fanno blues mm -hmm. e si devono adattare a quel suono, in che suono lo suoneresti non utilizzando il metal classico? Guarda, eh, questa è un'altra bella domanda. Come ti dicevo anche prima, non penso che riuscire a suonarli in un altro modo, perché io in fin dei conti sono un musicista di metal, eh, volendo potrei provare a fare qualcosa di diverso, ma non sarei soddisfatto io in prima persona e probabilmente anche il risultato non sarebbe un granché. E quindi a rischio di pigliarmi le bottigliate del pubblico che magari potrebbero non essere soddisfatto, la farei comunque in versione di metal. Ok, allora noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite. c'è un appuntamento dopo l'estate, così ci raccontate mm -hmm. un po' tutto questo mondo e soprattutto le emozioni che poi vi porterete eh, del live. E okay, ci, mancano ci mancano due cose fondamentali: dove potervi raggiungere gli indirizzi, e a qualcuno okay. viene spontaneo dicendo non quelli di casa, ma gli indirizzi <ride> sociali. Assolutamente. E, e i saluti finali. Allora, dove trovarci è anche abbastanza semplice perché voi basta che andate su Facebook o su Instagram e cercate Black Phantom e vi trovate questo fantasmone che fa paura che vedi nell'immagine dietro di te e lì ci trovate immediatamente. Quando andate lì potete trovare un sacco di nostre news, le nostre foto e anche i link per acquistare eh, i nostri CD, le nostre cassette, le nostre magliette e chi più ne ha più ne metta. Quindi è tutto sui nostri social. Facebook e Instagram e cercate Black Phantom. Per quanto riguarda invece i saluti, io ti ringrazio tantissimo per lo spazio che ci hai dedicato Pietro, ringrazio gli ascoltatori che avranno la pazienza di, di, di ascoltarci e come hai detto tu ci risentiamo dopo l'estate così ti faremo un piccolo report di come è andata la prima parte del nostro tour. Studio 7TV e Sport Piciano Game hanno presentato L'intervista di Pietro.